Grazie lodato Gesù Cristo e avanti con Maria. Figlioli cari, questa è la terza puntata di questo ciclo di catechesi sull'inferno che si ricollegano a quelle che ho tenute all'inizio del mese di novembre sul purgatorio. Ho visto anche dai numeri che le questioni relative a ciò che ci aspetta dopo questa vita, a ciò che c'è, a ciò che vivremo dopo questa vita terrena, sono questioni, nonostante il boicottaggio clamoroso della Chiesa prima post-conciliare e ora della falsa Chiesa bergogliana, abbiano cercato di stendere un velo. Ma l'uomo porta insopprimibile in sé la questione fondamentale su ciò che c'è dopo questa vita. I cani, gli animali non si chiedono, per quanto ne sappiamo. L'essere umano, che è essere pensante, diceva Cartesio, cogito ergo sum, invece sì. Allora vedo con enorme piacere che questo ciclo di catechesi stanno aiutando molto. Abbiamo affrontato nelle prime due puntate, questa è la terza, riguardo dell'inferno, il tema del giudizio, perché non si può parlare dell'inferno, penso che adesso sia più chiara questa cosa, se non parliamo del giudizio particolare di ognuno di noi al momento della morte e poi il giudizio universale. Allora, vorrei subito precisare un paio di cose di carattere teologico e poi, come vi ho promesso, vi racconto la storia di Katia Giammona che è riportata in Italia da Antonio Socci e poi anche, se ho tempo, quella di Santa Faustina Kowalska. C'ho in serbo però anche, come asso nella manica, l'esorcismo compiuto nel 1975 in Francia su una posseduta, una ragazza, ebbene, era posseduta non da un demone come generalmente noi pensiamo, ma io poi ho saputo da padre Amort nei due anni che l'ho frequentato che questo è possibile, ma anche i dannati, perché l'inferno è popolato, ahimè, dai demoni, che sono gli angeli che hanno seguito Lucifero e si sono ribellati a Dio, e poi dalle anime dannate. Allora, dentro il corpo di questa ragazza era presente un dannato, un'anima dannata, che era un sacerdote, padre Verdig Garandier, mi pare che si chiami, Garandier. Ora, siccome io so come i nemici operano sempre contro il sottoscritto, ripeto, come ho fatto ieri sera riguardo alla storia di quel tale lì, Raimond, che è ritornato in vita, eccetera, che non mi invento nulla, tutti possono verificare che non mi invento nulla. Poi, siccome disturbano queste cose, uno può decidere che non gli piace la canzone, va bene, ma quella è un'altra cosa. Procediamo con ordine. Due considerazioni di carattere teologico, le metto subito all'inizio perché magari sono un po' pesanti e invece mi piacciono di più poi le storie specifiche, però vanno fatte queste. Perché adesso è chiaro il rapporto tra giudizio e condanna, però dobbiamo dire due cose importanti. Il giudizio, attenti bene perché ci muoviamo sul filo del rasoio a causa del misericordismo bergogliano. Il giudizio non sarà mai negativo da parte di Dio. Il giudizio, questa è pura teologia, il giudizio è già stato emesso, la sentenza è già stata emessa e la sentenza prevede che Gesù Cristo si è preso lui il nostro peccato, lui che è innocente, l'agnello immacolato sulla croce ha espiato i nostri peccati, il giudizio si è volto in nostro favore. Noi andiamo incontro a Dio Padre per il giudizio personale in posizione di vantaggio, grazie a Gesù Cristo. Questa è teologia biblica e dommatica, ci siamo? Quindi non dobbiamo perdere di vista questo obiettivo. Naturalmente non lo dobbiamo estremizzare, perché è vero che nella Sacra Scrittura c'è scritto nella lettera di Paolo, nelle lettere pastorali di Paolo, Dio vuole che tutti gli uomini siano salvi. Ma bisogna anche aggiungere, non tutti gli uomini vorranno essere salvati. Sant'Agostino a tal riguardo porta l'immagine dei due ladroni, che è emblematica. Perché uno dice, Gesù a uno dice, oggi sarai con me in paradiso. Allora i misericordisti bergogliani che si arrampicano come quelli dell'Unacum e tutti gli altri che stanno completamente in tilt sugli specchi, vi garantisco che chi segue le mie catechesi può stare a occhi, mettete gli occhi chiusi e rilassatevi,
no? È un decollo sempre sereno, perché non metto una sola virgola di mio. Ve lo prometto sulla base della mia coscienza ferita da due scomuniche invalide. Non metto una sola virgola di mio. Chiudete gli occhi e rilassatevi. Sono tutti gli altri che si arrampicano sugli specchi. Perché allora tu dici, scusa, ma Sant'Agostino, il buon ladrone, Gesù, gli dice Gesù, ricordati di me nel tuo regno, e Gesù dice al buon ladrone, oggi stesso sarai con me in paradiso. E scusate, ma non c'è anche l'altro? Ma non c'è forse anche l'altro? Allora qui sono due le cose. Uno, o Gesù non gliene è importato nulla dell'altro, questo è da escludere, perché Gesù, come dice il Vangelo, è venuto per i peccatori, oppure qui veramente abbiamo, come ripeto, dice Sant'Agostino, per quello ripeto, io non invento mai nulla di mio, no? Mai nulla di mio. Come dice Sant'Agostino, abbiamo l'umanità divisa in due diciamo posizioni. Il buon ladrone sono i giusti che sanno di essere però peccatori, no? E quando Lutero dice che noi siamo giustificati solamente per fede, lui è partito con un'affermazione di per sé, se ci pensate bene, biblica. Il problema è che l'ha assolutizzata e soprattutto ne ha fatto, come dicono gli studiosi cattolici, una dimensione forense. In realtà siamo tutti giustificati per fede, ma, attenzione, nella visione cattolica, dommatica cattolica, bisogna che noi diciamo di sì a questo dono, capite? Rinunziando al mondo. Quando c'era il battesimo si parlava di pompa diaboli. Che cos'è la pompa diaboli? La pompa mundi, cioè i richiami del mondo, le cose della terra, i piaceri della carne. Allora il credente è uno che dice di no al peccato perché è stato redento da Cristo. Aggiungo un'altra considerazione. Ma l'inferno allora è vuoto o è pieno? Come è messo l'inferno? Se noi leggiamo lo splendido testo di Dante Alighieri, la Divina Commedia, ci accorgiamo che l'inferno non è vuoto. Se però guardiamo anche alle testimonianze dei mistici di ogni tempo, e parlo non solo di Santa Faustina Kowalska nel nostro tempo, ma anche di Santa, per esempio, Teresa d'Avila nel XVI secolo, o di Santa Gertrude di Efta del XII secolo, e così anche altre fonti, persino tardo patristiche, ci accorgiamo che c'è un elemento comune a tutti, e cioè non solo che l'inferno esiste, ma che non è affatto vuoto, anche perché comunque ci sono i demoni. Ma quanti ci sono in inferno? Allora, qui si scontrano due sensibilità, quella di Origene, un padre della chiesa alessandrino del III secolo, di Alessandria d'Egitto, e quella di Sant'Agostino, padre della chiesa del IV secolo latina, della chiesa latina. Sono i due estremi. Dove sta la verità? Intanto vediamo cosa dicono loro. Origene dice, è stato condannato per questo, che alla fine saremo tutti salvi, che persino il diavolo, poi lui si è scusato dicendo che questo non lo voleva dire, non l'ha detto, comunque è stato condannato per questo. Si chiama la dottrina della apocatastasi, che fino al catechismo del 92 la Chiesa condanna, e il misericordismo di Bergoglio è una revival, possiamo dire, una resipiscenza dell'apocatastasi, cioè che tutti si salvano. Non è così, non è così. È vero, perché loro partono da un presupposto che questo, ma il sacrificio di Gesù Cristo è un sacrificio immenso per cui basta salvarci tutti. No, dobbiamo volerlo, il buon ladrone lo vuole e il cattivo ladrone no, non c'è dialogo con Gesù, capite? Origene invece spedisce tutti in paradiso. Invece Agostino, diciamo, adesso dobbiamo essere un po' rispettosi di Sant'Agostino, che eretico non è, anzi è padre della Chiesa, però dice von Balthasar, ha rischiato per molto tempo Sant'Agostino di essere l'opposto di Origene, perché se Origene spedisce tutti in paradiso e lascia l'inferno vuoto, persino dei demoni, perché anch'essi saranno apocatastasis, in greco vuol dire reintegrazione, e Sant'Agostino parla di massa damnata, cioè Sant'Agostino dice che la maggior parte degli uomini finisce in inferno. Qual è la verità?
Maestro, sono molti quelli che si salvano? Vi ricordate questa domanda posta a Gesù nel Vangelo? Gesù non risponde sì o no. Quindi noi non siamo chiamati a sapere, perché sarebbe solo curiosità, quante anime sono dannate. Certo sappiamo che ce ne sono. Piuttosto Gesù spinge all'appello, alla conversione. Sforzatevi di entrare per la porta stretta. Capite? Quindi la via è, diciamo, quella di mezzo, cioè, è chiaro, no? Il giudizio è salvifico. Dio ha pronunciato un giudizio sugli uomini. Doveva essere un giudizio negativo perché siamo peccatori, e invece il giudizio è assolutorio. È come se un criminale, assassino, farabutto, disgraziato, maledetto, finisce in tribunale, e il pubblico ministero, il giudice, alla fine pronuncia una sentenza a suo favore. Questo è impensabile, umanamente parlando. Invece per la teologia cristiana è accaduto. Questo dice l'infinito amore di Dio. È vero quello che dice San Paolo: per grazia siete salvi. Gratia salvi estis, in latino. Per grazia siamo salvi, figlioli cari. Questo è indubbiamente vero. Nessuno di noi avrebbe meritato il cielo. Nessuno di noi è degno di Dio a causa del peccato originale. Perciò Dio doveva pronunciare un giudizio. Lo ha pronunciato, ha assolto tutti noi e ha condannato, diciamo così, il proprio figlio. E qui c'è tutta una bella riflessione. È difficile finora il discorso che sto facendo? No, penso di no. Mi interessa che cogliate questo aspetto, perché dà tanta pace, perché sperimentiamo di essere fragili, deboli, no? L'importante è che ci mettiamo lo sforzo. Diceva Santa Teresina del Bambino Gesù: io mi mantengo piccola, così poi dopo, se cado, non mi faccio troppo male. Capito? Perché le cadute più pericolose sono quelle di chi poi presume di sé, no? Di chi presume, se sto leggendo in questi giorni i libri di, ho ripreso in mani i libri del Cardinal Newman, c'è un libro sui padri della Chiesa, ma lui dice non esistono solo i padri della Chiesa, esistono anche le madri della Chiesa, e racconta la storia di una donna di nome Demetriade, della gens Anicia di Roma. Siamo nel IV secolo, contemporanea di Sant'Agostino. Lei apparteneva a una famiglia aristocratica di Roma, però cristiana, che si era convertita al cristianesimo. La nonna e la mamma erano dovute andare spose. Demetriade deve andare in sposa, ma in realtà riesce a rimanere vergine e a consacrarsi una vita di preghiere e di penitenza. E la sua fama si diffonde in tutto, il Nord Africa. E allora Sant'Agostino prima e poi San Girolamo le scrivono una lettera. San Girolamo le dice: va bene che digiuni, va bene che fai penitenze, va bene che fai miracoli, ma ciò che più ti raccomando su ogni cosa è che ti mantieni umile. Bellissimo. Perché Sant'Agostino invece le scrive: abbiamo saputo, figliola cara, che te da qualche tempo frequenti Pelagio. Pelagio era un sacerdote di origini irlandesi che sosteneva che esattamente il contrario di ciò che insegna la teologia cristiana. Il pelagianesimo è sempre presente, è l'opposto del luteranesimo. Lutero dice, estremizza il tema che siamo salvi per grazia, per fede e basta. E allora, scusami, allora tutti gli sforzi non servono a niente, dice Lutero. E allora esiste l'inferno? Lutero dice sì. E chi ci va? Lo stabilisce Dio. Approda ad una, per non smentire l'impianto personale, perché se te dici che qualcuno va in inferno, allora siccome siamo tutti salvi per grazia, devi ammettere che c'è chi non l'accetta questa grazia. Lutero, pur di non smentire l'idea che invece no, non si va mai in paradiso o in inferno per merito o per demerito, arriva a dire una cosa aberrante, che mette ancora oggi i brividi, e cioè la predestinazione. Dio ha già stabilito lui, ma che Dio, che razza di Dio sarebbe quello che non solo fa morire il figlio in croce, ma poi a me mi manda in paradiso, a te ti manda in inferno, ha già deciso lui, quindi tutti gli sforzi che facciamo non servono mica a nulla. E non è così. Pelagio è l'opposto. Pelagio dice che in paradiso ci andiamo in ragione dei nostri sforzi. Questo è il pelagianesimo. Allora Agostino aveva saputo, mi sto perdendo un po', ma cosa volete? Questo è il bello della teologia. Agostino aveva saputo che Demetriade, lo racconta tutto questo il Cardinal Newman, vi invito a leggere i testi del Cardinal Newman, sono acqua fresca.
roba genuina, cristallina. E il cardinal Newman dice che Agostino le indirizza una lettera e dice: abbiamo saputo, usa poi anche questo molto bello, no? Ti raccomandiamo, questo a proposito degli una cum, ti raccomandiamo, figliola cara, di stare lontana dagli eretici. Guardate quanto è attuale. Demetriade, che non era l'ultima arrivata, vi ripeto, era della famiglia della gens Anicia, di rimando, dice: ma ancora non è stato condannato. E vedete quanto è attuale tutto questo. Agostino dice: ti basti la nostra parola. Ora, naturalmente, per carità, non sono Agostino, però Benedetto XVI molte cose ce le ha dette chiaramente, lui che si firma ancora P. per attualizzare. Ecco, allora, in paradiso si entra per grazia, prima di tutto, perché per grazia siamo salvi. E il metodo sempre cattolico, et a et, cioè sia questo che quello, mentre i metodi eretici sono out, o questo o quello, scelgono sempre una parte e la estremizzano. Mi state seguendo a livello metodologico? Invece la fede cattolica tiene sempre insieme tutto, cioè siamo salvi per grazia, Gesù Cristo è morto in croce per noi. E nello stesso tempo, però, il paradiso lo dobbiamo meritare, perché se no è troppo facile. E come lo meritiamo? Accettando la croce, offrendo le nostre sofferenze, e qui c'è tutto il tema anche delle indulgenze. Io ho notato che la questione delle indulgenze, del purgatorio, ma io mi sono reso conto con queste dirette che faccio, è preoccupante la situazione, eh? La gente non è più cattolica dopo 50 anni di disastro, di catastrofe dottrinale a causa del Concilio Vaticano II. La gente non è più cattolica, non ne sa più nulla, la gente che va in chiesa delle indulgenze, del purgatorio, nulla. Bene, detto questo, allora noi torniamo al nostro tema, ancora una precisazione. Ma allora, dicevamo ieri sera, in inferno le anime dannate, dannate, no? Sono lì per sempre? Sì. Questi sono i tre aspetti irrinunciabili che il Catechismo San Pio X e poi il Catechismo del 92 ribadiscono: l'inferno esiste, non è vuoto ed ha un carattere eterno, perché nel corso dei secoli si sono insinuate anche nuove teorie che affermerebbero appunto che sì, c'è una dannazione, che c'è una sofferenza, ma col tempo questa sofferenza si trasformerebbe in redenzione. Questa è un'eresia, appunto, un'ulteriore deviazione dell'apocatastasi. Chi va in inferno ci va per sempre. Lasciate ogni speranza o voi che vi entrate. Qui vorrei dire una cosa: Maria Silma sostiene che, ma io non sono d'accordo con questa tesi qui. Non sono molto d'accordo perché non c'è scritto da nessuna parte. Ad ogni modo la trovo suggestiva. E devo dire che qualche esperienza in questo senso con anime l'ho avuta. Cioè, lei sostiene, Maria Silma, questo lo diceva anche in qualche modo Natuzza, c'è molta somiglianza tra queste due donne, austriaca e calabrese, che Dio ha scelto per parlare dell'aldilà. Visto che i preti, i pastori non ne hanno più parlato, Dio ha scelto le anime mistiche, popolane, come Maria Silma e Natuzza Evono. Che stavo dicendo, non mi ricordo più. Ah, ecco, che loro sostengono, soprattutto Maria Silma sostiene che Dio, anche dopo l'istante della morte, accorderebbe, il condizionale d'uso però è suggestiva come tesi, un paio di secondi in più perché l'anima, appena separatasi dal corpo, possa ancora decidere di salvarsi. E anche Gloria Polo lo dice, esatto. Personalmente non lo so. Posso invece sostenere quello che la Chiesa insegna, che è meglio. Queste sono teorie anche suggestive. Fioli cari, la Chiesa ci insegna che fin tanto che noi muoviamo gli occhi e il cuore si muove e l'anima è ancora dentro il corpo, siamo disponibili ad accogliere il perdono di Dio se lo vogliamo. Va bene? Sino all'ultimo istante, non so, per ora sto riscoprendo il cardinal Newman. Leggetevi, lo trovate su internet perché è un libretto piccolo, si intitola così: Il sogno di Geronzio. Si chiama così: Il sogno di Geronzio. È un testo di Newman che racconta di un moribondo che riceve i sacramenti e che vive. Newman diciamo, si immedesima in questo Geronzio che sta morendo, che sente la voce di Dio che lo chiama. Cioè, questo è il dato di fede. Cioè, noi, sì, tanto che abbiamo
il respiro, il cuore batte, siamo nella, perché questo tempo ci viene accordato proprio per salvarci. Dopo non c'è più possibilità. Anche le anime che soffrono in purgatorio, sebbene soffrano, non acquistano più meriti. I meriti si acquistano tutti sulla terra, capito? Ecco, quindi nel momento in cui si muore, si compare dinanzi a Dio, e se si muore in peccato mortale. Io per esempio dico questo, guardiamo la figura di Giuda Iscariota. È ovvio che l'impianto eretico del misericordismo bergogliano avverte la necessità di scagionare la figura di Giuda Iscariota. Come si può fare questo? Se si è anticristo. Perché nel Vangelo Cristo dice alcune cose, Bergoglio è capace di smentirgliele. Quello lì è stato capace in questi 7 anni. E c'è gente ancora che va a messa con lui. Perché pensano che Gesù Cristo si inchina davanti a Bergoglio. Quello lì ha cambiato il Vangelo. Valuta Giuda, che Gesù chiama figlio della perdizione, che l'evangelista Giovanni chiama il traditore. C'è l'articolo capito, determinativo, non il traditore, come Giovanni è chiamato il, attenzione, discepolo che Gesù amava, come Maria è chiamata la madre, Giuda Iscariota è chiamato il traditore. E vi ricordate nell'ultima cena, Gesù dice, dovreste leggere quello che scrive Don Dolindo Ruotolo, ma c'è anche quell'altro sacerdote del nord Italia, credo di Trento, di Trieste, adesso non mi ricordo bene, Don Bernardi, fa delle bellissime meditazioni sulla passione del Signore, ma sia Don Dolindo che Don Bernardi, e poi anche Maria Valtorta sviluppa molto questa cosa qui, leggono gli episodi dei brevi dialoghi tra Gesù e Giuda Iscariota nel tentativo che il nostro Signore sta facendo, attenti bene, di risvegliare la sua coscienza. Attenzione, San Tommaso d'Aquino nella Summa Teologia insegna che ci sono due condizioni che sono tremende già in vita, perché preparano all'inferno: la cecitas mentis e l'ebetudo cordis. Cecitas mentis, ebetudo cordis. Cecitas mentis, si capisce, l'accecamento. Cioè, lo Spirito Santo agisce e tu ti rifiuti di vedere la sua azione, allora Dio ti acceca, come il faraone il re d'Egitto. Capito? Vede i prodigi, vede le dieci piaghe, fino alla piaga del primogenito. Dio è costretto a intervenire in maniera prepotente, ma evidentemente resiste, non si apre. Allora Dio lo acceca. L'accecamento è già una condizione pre-infernale, ma poi c'è anche l'ebetudo cordis, cioè il cuore si inebetisce, non è più capace di ricevere, pensate un po', gli stimoli della grazia. E sì che con Giuda Iscariota gli stimoli della grazia sono stati imperiosi. Ve ne porto qualche esempio, soltanto qualcheduno. Quando Gesù dice a Giuda, vi ricordate nel Vangelo di Giovanni, nell'ultima cena, quello che devi, non so se è Giovanni o Matteo, non mi ricordo in questo momento, quello che devi fare, forse Matteo, fallo subito, va interpretato, dice Don Dolindo Ruotolo, come se Gesù stesse dicendogli: apriti, svegliati tu che dormi, rinsavisci, torna in te stesso, capite? È un appello estremo della grazia di Dio. Così pure quando, ancora prima, nell'ultima cena, vi ricordate, nell'orto degli ulivi, dopo l'ultima cena, Giuda si avvicina e dà un bacio a Gesù, lì veramente non so come Bergoglio, lì si capisce chi è Bergoglio però, quando rivaluta Giuda che dà un bacio a Gesù per tradirlo. Ma non sarebbe meglio che se ne stessero zitti? A me viene il sangue marcio vedere che poi la gente dopo 6 anni e mezzo sta ancora lì. Ma veramente, questo lo farà santo a Giuda Iscariota. Tradisce Gesù con un bacio, perché sa che Gesù al bacio ci tiene molto, era molto sensibile. Qualche volta potremmo approfondire dimensione umana di Gesù, che ci commuove. Gesù non era algido, asettico, come forse qualche volta pensiamo, era uno che ci teneva invece molto. Anche San Paolo era così, no? Nelle relazioni umane Gesù era uno che dava tutto se stesso.
E Giuda lo tradisce con un bacio. Deve essere stato per Gesù una ferita incalcolabile quella lì. Eppure Gesù lo chiama amico. E dice Don Dolindo, ancora una volta lì Gesù sta cercando di ridestare la coscienza di Giuda. Se poi vogliamo aggiungerci Maria Valtorta, si rimane sorpresi, scioccati, starei per dire, nei Vangeli non c'è scritto, però Maria Valtorta racconta che Giuda, dopo aver tradito Gesù, mentre va ad impiccarsi, anche questo, no? Disperare della salvezza. Come mai i misericordisti bergogliati questo non lo tengono? È un'alterazione, come vedete, alla luce dei temi dell'inferno, del paradiso, della vita eterna, che è luciferina. Giuda ha disperato, perché si è impiccato Giuda? Giuda si è impiccato perché ha disperato della salvezza. Ah no, ma l'ha fatto. E Pietro? Anche Pietro poteva farlo. Pietro però invece è uscito fuori, pianse amaramente. Il pentos in greco è il pianto che tante volte dobbiamo invocare anche per noi del pentimento, appunto. Pentimento viene da pentos in greco, che vuol dire proprio il pianto che parte dal cuore, la contrizione. Poi in latino è divenuta la parola contrizio. Invece Giuda non fa che insistere con l'idea che no, basta, per me non c'è più possibilità. Anticipa l'inferno. Attenzione a questo, eh. Anticipa l'inferno perché dispera della. Perché, guardate, i discorsi sono molto importanti e nessuno di noi può avere, come insegna il Catechismo della Chiesa Cattolica, la certezza matematica di essere in stato di grazia. Sapevate questo? È una presunzione. Nessuno di noi può dire con certezza: io sono in grazia di Dio. Capito? Nessuno di noi. Ecco perché la Chiesa insegna che dobbiamo usare le indulgenze, dobbiamo fare penitenza, dobbiamo accettare con amore le croci quotidiane, appunto perché, ma di fatto, una persona che con Dio lo si vede quando è raggiunta dalla malattia, dalla sofferenza. Avreste dovuto vedere come ho reagito io qua, capito? Allora, figlioli cari, Giuda va a impiccarsi, ma Maria Valtorta racconta che mentre corre verso l'impiccagione, c'è la Madonna che lo chiama. Lì Dio dispone, figlioli cari, chissà quante iniziative Dio adopera con ogni creatura umana per salvarla. Che quanti appelli, soprattutto a quelli. Avete mai conosciuto la storia dell'ultimo ghigliottinato in Francia? Si è fatto santo. Adesso mi sfugge in questo momento il nome. Era un assassino, è morto a 27 anni, mi pare. Aveva fatto una rapina in banca, aveva ucciso uno degli agenti, è stato arrestato, è stato condannato alla ghigliottina. Siamo nel 1955, quindi abbastanza di recente. Lui, in attesa del giudizio, della condanna e poi della esecuzione, si converte. Si converte. Magari qualcuno forse scriverà il nome. Si converte. E c'è un diario che lui scrive alla moglie che è scioccante, perché lui. A un certo punto, vediamo se lui. No, no. A un certo punto lui si apre all'amore di Gesù. Pensate che scrive 2 giorni o 3 giorni prima della esecuzione, scrive alla moglie: questa è la mia ultima lettera per te. Non pensarmi triste, fra un po' vedrò Gesù e andrò con la Madonna. Bello! Lui era un assassino, capito? Aveva ucciso un uomo, era stato condannato a morte, è morto ghigliottinato. E si racconta che mentre ha salito le scale del patibolo, per mettere la testa sotto la ghigliottina, prima dell'esecuzione ha detto: un momento, vi prego, potete darmi un crocifisso tra le mani? È morto guardando Gesù in croce. Ancora più significativa è la storia che si legge nella storia di un'anima di Santa Teresina. Per cui noi dobbiamo pregare per i peccatori, perché anche attraverso la comunione dei santi la nostra preghiera può aiutare, soprattutto se sono familiari, coloro, ecco, esatto, Fesh, bravo, bravo Lucio, Lucia, non vedo bene da lontano, Fesh si chiamava così questo. C'è la causa di beatificazione, per cui un assassino che diventa santo, perché il Signore ci raggiunge in molti modi, dobbiamo noi aprire il cuore alla grazia. E Santa Teresina prega per quelle pranzini, o Pransini, come dicono i francesi, Pransini, che muore, anche lui ghigliottinato perché era pluriomicida. Teresina dice a Gesù: Gesù, io voglio farmi suora. Gesù
ma non so se veramente questa è la tua volontà. Se te mi salvi questo condannato a morte, sarà segno, lei aveva 14 anni, cosa può fare la grazia di Dio nelle anime elette? Vorrà dire che tu mi vuoi per te. Si racconta, lei stessa racconta, non si racconta, che Teresina va a letto, l'indomani non vede l'ora di sfogliare il giornale che il papà ha comprato, quale non è la sua gioia. Pensate un po' quando legge che Pranzini aveva rifiutato il sacerdote, aveva rifiutato il sacramento della confessione, aveva rifiutato gli estremi conforti, ma poi, mentre saliva i gradini per essere giustiziato, ha chiesto un crocifisso, lo ha baciato e ripetutamente e poi è morto. E Teresina da questo ha capito che quella era la dote di nozze che Gesù le dava per farsi suora. Si racconta di Lucio Battisti, icona del 68, figura, come sappiamo, dal punto di vista dei contenuti ambigui, eccetera, eccetera, che lui, poco prima di ispirare, ha guardato il crocifisso. Ma noi possiamo aiutare gli altri a incontrare Dio, per oggi ho concluso, noi possiamo aiutare gli altri a incontrare Dio, ma possiamo anche impedirglielo. Sì, stiamo attenti. Noi possiamo essere un prete, per esempio, no? Che, che ne so, si gode la vita, che sta in pantaloncini, che va alle Hawaii o a Hollywood, che tiene uno stile di vita molto mondano, che non confessa, che dice che l'inferno non esiste, magari si può venire a scoprire anche che ha una vita moralmente discutibile. Le pecorelle che hanno la disgrazia di seguirlo, lui le conduce, il prete cattivo, le conduce a pascoli velenosi. A me una volta, mi ricordo, mi disse fra Modestino, quello che stava con Padre Pio: ah, tu dovrai portare tante anime in paradiso. Ho detto dentro di me, non sapevo che sarebbe nata Radio Domina, e poi ha detto: perché un prete non va mai da solo in paradiso, un prete non va mai da solo in inferno. No, quando il curato d'Ars diceva je te montrerai le chemin du ciel, cioè andare in paradiso, capito? Il prete è fatto per condurre al cielo, però se ha una condotta immorale, indegna, può condurre in inferno. Ma non solo il prete, anche un familiare può farlo. E, per esempio, la moglie di Sandro Pertini. Pertini era diventato molto amico di Giovanni Paolo II, ne subiva il fascino. Ma Sandro Pertini era socialista, ateo, ma sembrerebbe che negli ultimi tempi della sua vita si stesse aprendo, per cui quando Wojtyła seppe, ancora un giovane Wojtyła, seppe che Pertini stava morendo, si fece immediatamente accompagnare all'ospedale, perché voleva provare a vedere. Sempre bisogna tentare, sempre bisogna lasciare che Dio giochi, come si dice, l'ultima carta. Dopo non ci sarà più tempo, dopo. E allora il Papa chiede alla moglie, si trova la moglie di Pertini all'ingresso della camera dell'ospedale dove Sandro Pertini agonizzava, e il Papa dice: vorrei entrare per pregare un momento con suo marito e per suo marito, mi dispiace, da qui non si passa, noi siamo atei e io devo aiutare mio marito a morire coerente col suo credo. Sandro Pertini è morto, però Giovanni Paolo II, perché poi Dio conosce il cuore, magari ha visto della bontà in quell'uomo lì, non lo so, posso solo dire che Wojtyła non se n'è andato, si è fatto dare una sedia, è rimasto lì parecchie ore, mi sembra proprio che abbia aspettato che morisse, non mi ricordo i dettagli, e poi se n'è andato. Potrei citare tantissimi altri esempi, per esempio Indro Montanelli, ateo dichiarato, che però amico anche lui di Wojtyła, diceva: Wojtyła li portava a Dio, capito? Qui al contrario, qui è Bergoglio che si fa portare quello lì, il pontefice laico Eugenio Scalfari. E allora concludo per stasera così, tanto non abbiamo tempo per approfondire queste cose qui, perché come vedete sono quelle decisive. E cosa dice Indro Montanelli? Guardate che bello, dice a Wojtyła in uso del loro dialogo: ma io non so se esiste il cielo, era già molto anziano, lì a poco sarebbe morto, non so se esiste il cielo, questa cosa mi è sempre rimasta impressionata, impressa nel cuore, non so se esiste il cielo, ma se c'è io ci vado. E Giovanni Paolo II ha chiesto: e perché? E lui ha risposto: vede Santo Padre, io avevo una mamma santa che pregava sempre per me,
E che quando ha visto che io poi ho cominciato a sposare le ideologie del mondo e non pregavo più, mi diceva: te ti ci mando io in paradiso, con le mie preghiere, le mie penitenze. E lui si commuoveva, Indro Montanelli, diceva: perciò se il cielo esiste, io andrò. E allora Wojtyla ha chiesto a Montanelli come si chiamava sua mamma. Ah, mia mamma portava un nome molto bello, Maria Maddalena. Bene, Indro Montanelli è morto il 22 luglio, non mi ricordo di quale anno, ed era la festa di Santa Maria Maddalena. Non c'è dubbio che le preghiere di quella mamma lo avranno certamente aiutato a incontrare Dio. Bene, carissimi, allora per questa sera basta così. Vi ringrazio di aver seguito. Quando si parla di queste cose sono passati 37 minuti e sembra appena, almeno per quel che mi riguarda, potrei parlare altre due ore. Non la smetterei mai di parlare di queste cose perché sono un sguardo gettato sul mistero di Dio, ma abbiamo ancora tempo per approfondire queste tematiche. Non scordo di parlarvi naturalmente poi di Katia Giammona, come ne parla Antonio Socci, del diario di Santa Faustina che viene portato in inferno, e altre testimonianze analoghe. Benedicat vos omnipotens Deus Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Sia lodato Gesù Cristo e avanti con Maria.